La conoscenza, qualcuno pensa che sia un oggetto che si può trasferire automaticamente nella mente dell'allievo, ma noi sappiamo che nessuno può prendere il posto di un altro. Quindi il compito dell'insegnante non è solo di insegnare, ma di far apprendere. Questa è la domanda che si sono posti i metodi attivi. Non più o non solo fare lezioni, ma soprattutto organizzare situazioni di apprendimento. Situazioni di apprendimento. Situazioni vuol dire preparare materiali, spazi, tempi, metterli a disposizione degli allievi con l'insegnante che fa il regista di questo percorso, quello che favorisce e promuove il percorso di apprendimento.